Buonasera, buonasera. Allora siamo qui nel secondo appuntamento. Molti di voi forse si aspettavano questo video, visto il primo fatto ieri sera, dove avete avuto modo di assistere alla preparazione dei nostri turdilli. Ok, sono qui, sono pronti, sono morbidissimi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e adesso siamo pronti per... In dialetto noi calabresi diciamo amelatura. Quindi siamo pronti con il nostro cotto di fichi misto al miele mille fiori. Siamo pronti con la padella e adesso procediamo. Facciamo riscaldare il tutto, si scioglie, si amalgama per benino e poi inizieremo a lavorare i turdini. Allora, finalmente i nostri turdilli sono terminati. Naturalmente quello che rimane in pentola è un sacrilegio buttarlo, quindi almeno io, ma credo un po' tutti, quello che rimane lo si va a spargere sui turdilli stessi, in modo che assorbano completamente tutto questo composto di miele di cotto di fichi e miele e si insaporiscono di più. I turdilli sono terminati. Adesso per decorazione andiamo a mettere delle buccette di mandarino in modo tale che si profumano. Fatto in questo modo. Non ha importanza di quanto ne mettiate perché comunque sia è un profumo molto molto gradevole, la buccia di mandarino, ecco qua. Naturalmente al gentile richiesta in sottofondo adesso sentirete una canzone tipica calabrese che dedico all'amico, al mio carissimo amico Massimo Palermo, il quale me l'ha fatto notare nel video precedente. Ok, io direi che ci siamo, sono bellissimi, abbiamo terminato e con questo non mi rimane che dire e augurarvi un felice e sereno Natale a voi e a tutte le vostre famiglie e ecco voi i turdilli. Ciao e buona serata a tutti.